La Polisportiva Santa Maria torna a vincere dinanzi al pubblico amico. Tre punti che consentono alla squadra di mister Nicoletti di consolidare il secondo posto e di portarsi a meno 6 dalla capolista Picciola, che sarà però impegnata domani contro il Salerno. Il Santa Maria entra subito in campo con la giusta cattiveria agonistica. Le prime azioni si sviluppano sull'out di sinistra. Gli avversari si difendono in maniera ordinata e provano a distendersi in contropiede. Il primo squillo di tromba è proprio della Temeraria, che al decimo sfiora il vantaggio con un tiro di malpede, respinto in angolo da Serra. Sugli sviluppi del calcio d'angolo gli ospiti sfiorano nuovamente la rete del vantaggio. Il Santa Maria passa avanti alla prima vera occasione. Al 14esimo Brunetti crossa dall'out di sinistra e trova al centro dell'area di rigore Marrocco, che calcia al volo e supera l'incolpevole Esposito. Gol da applausi. Gli ospiti potrebbero subito pareggiare con Della Monica, che non riesce a correggere in rete una punizione calciata tesa verso la porta di Serra. Al 20esimo Ferraioli ci prova con un calcio di punizione dal limite. La Temeraria è un'altra occasione per pareggiare con Sorgente al 24esimo. Il 9 ospite va via sulla fascia destra e calcia verso la porta di Serra, che però nega ancora una volta la gioia del gol alla Temeraria. Sugli sviluppi dell'azione successiva la Temeraria ha un'altra nitida occasione per pareggiare i conti. Ma il pari è nell'aria ed arriva al 30esimo. Vitolo raccoglie un calcio d'angolo battuto sulla fascia destra e supera con un colpo di testa Serra. Sempre a seguito di un angolo i rossoblu potrebbero addirittura portarsi in vantaggio, ma nella Monica è impreciso. Anche nel finale della prima frazione sono gli avversari ad essere più pericolosi. Il secondo tempo invece si apre con un tiro di scarpa, al quinto che termina altissimo. È il preludio al nuovo vantaggio giallorosso, che arriva all'ottavo grazie a Marrocco, bravo a superare ancora una volta con una conclusione rasoterra all'estremo difensore ospite. Doppietta per l'attaccante giallorosso. Sempre i padroni di casa al 12esimo chiedono un calcio di rigore per un presunto tocco con le mani della difesa avversaria. Sugli sviluppi della stessa azione, il neoentrato Malzone non impensierisce Esposito con un tiro centrale. Dalla parte opposta si fa rivedere la Temeraria con un tiro di Sorgente che mette paura a Serra. Capovolgimento di fronte ed arriva il 3-1 con Scarpa, che gonfia la rete con uno splendido diagonale. La squadra di mister Nicoletti potrebbe realizzare anche il quarto gol con Figliola al 25esimo. Il suo tiro ravvicinato al volo finisce fuori. Marrocco intorno alla mezz'ora prova a realizzare la tripletta, ma la sua conclusione è fuori.
dieta qui. Sempre il 9 giallorosso ci riprova con un colpo di testa. Nel finale i padroni di casa potrebbero andare ancora in rete con degli Acuni che non riesce a trafiggere Esposito. Con questa azione cala il sipario sulla sfida del Carrano.